Anche voi avete dolori cervicali spesso e non sapete come gestirlo, andate in crisi e non sapete più cosa fare, se andare da un fisioterapista, osteopata, se andare a Lourdes. Se avete questo tipo di problemi, allora seguitemi perché nel prossimo video farò proprio il caso vostro. Ciao ragazzi, come va? Andrea Spagarino, PhysioXtrain. Oggi voglio parlarvi di qualcosa di prettamente riabilitativo, ossia la gestione della problematica di dolore cervicale. Perché vi dico questa cosa qua? Perché come fisioterapista vedo tanti pazienti che hanno delle disfunzioni, sia a livello della colonna vertebrale in generale, ma sia anche a livello in modo specifico della cervicale. E quindi è un argomento particolarmente presente nella nostra quotidianità. Cosa voglio dirvi oggi? Voglio dirvi che non voglio farvi vedere il trattamento della cervicale perché non esiste. È fantascienza, non c'è il trattamento per la cervicale, c'è il singolo paziente con il suo dolore e va gestito in modo personalizzato e individuale. Perché vi dico questo? Ci tengo a sottolinearlo perché non voglio che voi pensiate che ci siano delle regole, delle schede, dei protocolli di trattamento che potete fare per risolvere un vostro problema. Non è così semplice, magari lo fosse. Purtroppo ogni singolo paziente è a sé, ogni singolo paziente ha il suo dolore, ha il suo problema. A parità di pazienti, con la stessa età, stesso genere, stessa esperienza, con la stessa disfunzione, quindi vuol dire con lo stesso problema alla cervicale identico, un paziente potrebbe avere un dolore, l'altro potrebbe non avere dolore o avere un dolore molto più forte. Quindi capite come il dolore sia un argomento estremamente complesso. Diciamo, viene influenzato da diversi fattori, quindi è un problema multifattoriale, per cui va trattato, indagato e soprattutto risolto su diversi punti. Non è qualcosa di semplice e diffidate da chi vi dice che invece il dolore può sparire semplicemente con qualcosa di massaggio, queste cose qua, perché ovviamente non conosce l'ambito e non sa quanto sia complesso l'argomento cervicale o comunque colonna vertebrale, ok? Quindi anche qua i vari massaggi, queste cose qua possono dare un sollievo, ma sono solamente il granello sopra la punta dell'iceberg, ok? Neanche la punta dell'iceberg, il granello. Quindi capite che c'è un universo, non un mondo di trattamento, di anatomia. Detto ciò, premessa, cosa possiamo fare però se abbiamo dolore alla cervicale e non sappiamo più da che parte girare? Possiamo però introdurre nella nostra quotidianità dei movimenti, degli esercizi molto semplici che possono alleviare il dolore e darci sollievo alla cervicale, ok? Quindi questo sicuramente sì, e oggi voglio farvi vedere appunto questi esercizi da fare. Ok ragazzi, quindi prima cosa da fare è capire che ognuno appunto ha il suo dolore e quindi cosa dobbiamo capire da questa cosa qua? Che ogni paziente avrà dei movimenti, delle posture, delle attività che gli genereranno dolore cervicale e movimenti, posture, attività che invece gli daranno sollievo. E questo lo sapete solo voi, non posso saperlo io. Quindi voi dovete fare mente locale, capire quali sono nella quotidianità, nelle 24 ore, le attività, i movimenti o le posizioni che vi danno fastidio, dolore cervicale e cercare di evitarle il più possibile e capire invece quelle che vi danno sollievo, perché ci sono movimenti che vi danno sollievo e andare a puntare su questo aspetto qua. Esempio, se non avete in mente qualcosa, magari a voi fa male il collo se state a vedere un film alla sera dopo 20 minuti che siete seduti sul divano, perché magari non appoggiate la testa sullo schienale, quindi mantenete la cervicale sempre in tensione e può darvi fastidio al collo. Trattamento, comunque, accorgimento, cuscino dietro la testa per stabilizzare la testa e vedete come va. Se vi dà sollievo, fate questa cosa qua e introducetela nella vostra quotidianità. Partiamo con il primo esercizio, ok, primo, che è la posizione supina. Potete per esempio iniziare a ruotare la testa da una parte o dall'altra in modo molto graduale e lento per indagare se c'è un'insorgenza di dolore oppure no. Oppure potete anche provare a flettere il collo, ok? Quindi movimenti semplici, funzionali, quotidiani che possiamo iniziare a introdurre per andare a dare un sollievo. Per esempio, se avete fastidio a ruotare la testa verso destra, provate a ruotarla verso sinistra, magari potrebbe darvi sollievo. Indagate. Oppure la flessione, come vedete nel video, fatela magari all'inizio, non in modo forte, rapido, veloce, ma controllando il movimento lentamente. Portate il mento verso l'interno come prima cosa per stabilizzare la cervicale, dopodiché portate il mento verso l'esterno. E questo è un semplicissimo movimento che potrebbe darvi sollievo, ok? Come inizio movimento da supino è ottimo.
Ok ragazzi, secondo movimento che possiamo fare, progrediamo, possiamo progredire, possiamo vedere da seduti se possiamo fare qualcosa. Cosa possiamo fare da seduti? Qualcosa che ci aiuti ad allungare magari il trapezio, dare un po' di distensione del trapezio, che è un muscolo che spesso viene a essere sovraccaricato o comunque iperattivo. Come? Con un autoallungamento, quindi mano dietro una mano, dietro la vostra schiena, a livello della zona lombare, rilassate la spalla, dopodiché la mano opposta invece cosa fa? Prende la testa e la flette lateralmente, la inclina lateralmente, in modo tale da generare un allungamento del trapezio superiore che potrebbe darvi parecchio beneficio, che okay? Se non l'avete mai fatto è ottimo come auto-stretching. Attenzione, graduate sempre la stretching, non iniziate in modo veloce, rapido, forte, ma se già sentite tirare con la mano dietro la schiena, gradualmente flettete lateralmente la testa e solo alla fine usate la mano per aumentare lo stretching, ok? Quindi ricordatevi sempre una progressione corretta nello stretching. A destra e a sinistra, dai 30 ai 40 secondi, ok? Non di meno, sennò l'effetto non si genera. Questo potrebbe essere molto indicato in caso in cui avete del dolore, magari la postura del lavoro, a stare sempre seduti, dolore alto delle spalle, dolore laterale del collo. Questo potrebbe darvi una grossa mano, ok? Terzo movimento, ragazzi, cosa potrebbe essere? Potrebbe essere, per esempio, in posizione di quadrupedia, quindi in posizione di quadrupedia su un lettino o comunque su un tappetino, potete iniziare a inserire dei movimenti un po' più complessi. Che riguardano sia la cervicale che magari anche la dorsale, cervicodorsale, lombare, quindi un po' tutta la colonna, perché no? Perché anche questo potrebbe essere una fonte di sollievo. Quindi possiamo inserire delle antiversioni ed estensioni di zona lombare con estensioni cervicali toraciche, quindi come vedete nel video, associati a alternanza a delle flessioni di cervicale della dorsale e della lombare. Quindi alternare questi due movimenti estremi di flesso e estensione di tutta la colonna in modo continuo e graduato potrebbe darvi in questa posizione un ottimo sollievo se non l'avete mai fatto e soprattutto in virtù del fatto che agiamo in modo contemporaneo su tanti distretti della colonna vertebrale, ok? Ragazzi, ok, ancora come quarto tipo di movimento cosa possiamo fare? Possiamo fare qualcosa da in piedi, ok? Perché no? Non bisogna fare sempre tutto da sdraiati, quindi in piedi, in posizione stazione eretta, possiamo fare per esempio con la schiena alla parete. Possiamo fare dei movimenti di rotazione, come dicevo, cervicale più una flessione, quindi non solamente rotazione cervicale destra e sinistra, ma anche associare alla rotazione una flessione. Quindi magari andiamo in rotazione, manteniamo in quella posizione la nostra cervicale e dopodiché alla rotazione raggiunta associamo una flessione della testa. Destra o sinistra, sempre in base al vostro sintomo, ok? Quindi se voi quando magari fate la rotazione avete un miglioramento. Ma se poi associate la flessione alla rotazione e vi fa male la colla, vi fa male la cervicale, allora, no, allora lasciate perdere, rimanete però sulla rotazione, ok? Quindi anche questo è importante da capire, cioè andare verso il beneficio, staccarsi dal dolore. Già questo è un'ottima cosa, vi darà sollievo e vi aiuterà a gestire il dolore cervicale, ok? Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video fatemelo sapere, mettete mi piace, commentate la pagina. E mettete appunto qualche commento, like, seguitemi sulla pagina sia Instagram che sul mio canale YouTube per avere altri video di questo tipo e continuare a seguirmi. Bene ragazzi, ci vediamo alla prossima.